La propaganda è fondamentale per ottenere il consenso e per gestirlo. Ma quali sono i meccanismi che sfrutta la propaganda e quali canali ha usato nei momenti chiave della storia del nostro paese? Toccheremo questi punti concentrandoci in particolare sugli anni della Prima Guerra Mondiale e sugli anni del regime fascista, quando fumetti e libri per bambini e per ragazzi diventano canale privilegiato di propaganda, anche perché assumono in realtà spesso come destinatario anche il mondo adulto. Vedremo come costruire un percorso di approfondimento didattico utilizzando la produzione per l'infanzia come fonte storica. Prenderemo in esame alcuni testi significativi come Ciuffettino alla guerra, Il cuore di Pinocchio o ancora Il piccolo alpino e analizzeremo anche alcuni fumetti e altri materiali significativi. Vedremo inoltre come analizzare quelli che sono i meccanismi sempre attuali della propaganda, come per esempio la costruzione del nemico che diventa avversario feroce e disumano oppure, al contrario, inetto da deridere.